signore! Ma lei sta ancora dormendo, è vero? Nella nostra stazione qua momentanea. Tra l'altro ho ancora il proiettore acceso perché ho detto fammi mettere almeno questo. Almeno qualcosa che mi ricordi casa. Comunque, buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Questi giorni sto impazzendo per stare dietro a tutti i contenuti, a fare le ultime cose in giro, nel mentre comunque vivere e fare qualcosa. Però posso dirvi, guardate che pelle. Proprio per questo adesso andiamo a fare la skincare con i prodotti di Yabda. Prima tiro indietro la frangia, rimuovo bene tutto il make-up con il balm, quindi doppia detersione, The Double Bubble. Applico poi un bel siero e la cremina. E questi sono proprio gli step super base che dovete seguire. Se volete prendere qualsiasi prodotto di Yepta, avete il codicino che vi lascio scritto qua e il link lo trovate sotto nell'info box. Prima cosa di oggi, colazione, anche perché avremo una bella giornata intensa. Poi guardate qua, ho croccato tutte le cose. Ah, ieri sono passata al supermercato, ho trovato questi qua. Poi questo qua è un gimbap di My Melody e Kuromi, era tipo diviso, uno l'ho già mangiato. L'altro vedete qua, poi c'è lo sticker. Ho comprato i mini digestive perché ho preso ieri questo, che è uno dei miei yogurt preferiti qua, devo dire, mi piace molto. In realtà quando vado a fare la spesa prendo quasi sempre no brand perché è buono e costa di meno, quindi yeah. Poi ieri Ross, volevo riprendere ieri, però in realtà poi mi sono scordata, quindi vabbè. Comunque ieri Ross mi ha riportato le cose che mi ero scordata a casa sua, quindi caffè e latte. Ogni volta mi prendo un colpo per questo coso qua, sempre spero che ci sia qualcuno. Tra l'altro aggiornamento casa, oggi è domenica, domani è lunedì e devo spostarmi nel nuovo Airbnb. Ovviamente poi vi farò vedere tutto quanto in questo video qua. La casa dovrebbe essere super 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 bella. E poi settimana prossima che c'è anche Will, dobbiamo passare appunto nella mia casa. Non so più come chiamare tutte queste case ormai. Ogni volta che mi sento con mia madre o qualche mia amica dall'Italia che non capisce bene questa situazione, mi continuano a chiedere: ma perché ti continui a spostare? Quando andrai in questa casa che finalmente sarà definitiva, perché veramente è una scocciatura muoversi con 100 e passa chili di roba tra valigie, buste, eccetera. La fortuna con Amarok che riesco a portarlo spesso nelle cose che facciamo. A volte è un po' limitante, però soltanto ovviamente quando tentiamo di andare in dei posti chiusi, tipo il mall, Hyde Park Mall, vicino a Yongsan. Ad esempio non fa entrare i cani, cioè sia che sia in braccio che ovviamente per terra. Finché è per terra lo capisco, quando però li puoi prendere in braccio lì, è una cosa che non capisco però. Ok, in metro si può portare se avete la fa, una borsa, qualcosa, insomma, eccetera. Devo comprare la fascia, devo comprare tipo la borsa più piccola perché ogni volta se non portarmi il trasportino quello là con cui siamo arrivati è too much. Infatti stamattina, oltre a editare un video perché adesso mi devo mettere al lavoro, devo assolutamente andare a prendere questa cosa perché poi vogliamo tornare a Yoido, che è il parco dove si vede poi la torre, il tramonto, si fanno i picnic, è bellissimo. Siamo andate l'altra sera. Io vi giuro, sono stata 3 mesi in Corea, sono tornata adesso, vivo qui. Non ero mai, mai, vi giuro, mai una volta andata a fare questa cosa. E credo sia tipo la mia cosa preferita. Ci tornerò e ci tornerò anche da sola, quindi vi farò vedere un pochino. L'altro giorno mi sono portata anche Ami. Vi giuro, non c'è stata una persona che non si è avvicinata. Troppo divertente. E poi spero oggi non mi vada via la voce, dulcis in fundo, perché ieri siamo andate al karaoke. Finalmente anche questo karaoke. E ogni volta è un disastro. Poi Jenna continuava a urlare nel microfono, sembrava tipo una balena. Avete presente quei suoni là, tipo Io e Rossi invece che siamo super professional, non riuscivamo a sentirci col microfono, quindi avrò urlato un po' più del previsto. Naturalmente mi sono scolata la macchinetta, quindi vi beccherete queste clip così adesso che sono uscita un attimo. Tra l'altro ho messo la mia tote bag, questa di Calvin Klein, e ora mi avvio per la mia lunga, lunghissima discesa. Una delle ultime volte, vi prego, perché cioè ho il sedere che mi fa male questi giorni, non scherzo. Però vi posso dire, questo forse è uno spot molto carino
da quando passo. Vi faccio vedere un po' questa strada tortuosa. Quello è il livello della strada, vedete? Questa è tutta la salita. Oddio, mi sta facendo sfuggire il metro. Oh, Maria, nella tua parte di Calvin Klein. Vedere quanto sei bravo. Sei bravissimo. Per fortuna c'è poca gente, come vedete. Però è molto bravo. È molto bravo, sì. Non si vede niente, ma siamo qui dove ci sono tutti i tavoli. Quindi ci sono le cascate. Guardate che bello. Bellissimo. Buongiorno, allora vi giuro non rende assolutamente l'idea di quello che ho fatto stamattina, ma ho provato a prendere un taxi grande, non arrivano qui sopra. Molto bene, quindi ho dovuto splittare due corse. Quindi ho portato già le prime valigie, poi ho ripreso la metro, sono tornata qui in questa casa. E ora ultima tranche con queste. Non vedo l'ora di arrivare di nuovo a casetta nuova, ho lasciato Ami e almeno ve la faccio vedere perché è tutta un'altra storia. Arrivata finalmente in casa nuova, ho finito di spostare tutto dopo aver fatto appunto i due viaggi avanti e indietro. Per fortuna diciamo che 10 minuti di macchina, quindi ok. Vi faccio un po' fare l'house tour di questa casa perché questa casa merita, cioè quando sono nuove si vede che la cosa è diversa. Allora qui c'è la porta d'ingresso, come vedete qua c'è anche l'ascensore, poi molto comune che vedete si facciano arrivare tipo le cose, le lasciano fuori alla porta. Qui c'è tutta la mega scarpiera con lo specchio, quindi c'è questo spazio così. Anche se devo stare solo 4 giorni, penso che metterò un po' delle mie cose qua all'ingresso, con tra l'altro tutta questa cosa dei segni zodiacali. Vi giuro quanto fa ridere questa cosa. Ecco il mio toro e Ami, dove sta Ami, Ami, Ami? Vergine, eccolo qua. Cioè, super in tema, lo sapete che io esco pazza. Poi, molto spesso le case coreane, cosa che avrà anche la mia definitiva, insomma, quella per cui ho firmato il contratto, hanno questa sorta di porticina che voi dite a cosa serve. Questa serve a insonorizzare. Poi, una volta che entriamo, c'è qua la cucina con due fornelletti. Tra l'altro è super carina come è fatta, vi giuro. Qua c'è il frigo 1 gigante. E ovviamente qua il congelatore, il lavabo, tutte cose. Poi non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico, non si può bere l'acqua dei rubinetti, insomma in Corea, meglio di no, ve lo dico per esperienza. Infatti qua hanno questo che è il depuratore d'acqua che si collega direttamente al rubinetto, perché se io lo accendo, sentite, prende l'acqua da qua e poi va qui. Poi c'è il microonde, qui dentro vabbè ci sono insomma un po' di piatti, ciotoline, bicchieri, bicchieri da soju ovviamente. Qua ci sono tutte le posate, insomma vedete quando è organizzata bene, è organizzata bene. Questi sono i sacchetti che vi danno qua per i rifiuti alimentari. Non so perché, ma quando vedo la cucina già sistemata in una casa, per me è tipo l'80% dell'opera. Qui abbiamo il signor Ami che già si è messo sul divanetto. Le piace questa casetta, amore? Qui vabbè non ci fate caso, sono le valigie che sistemerò. Qua c'è il tavolino, ci ho buttato un attimo un po' di cose. Abbiamo anche la TV qui. Le 3.05, dovrei anche mangiare qualcosa. Vi giuro sembra troppo uguale a casa mia, perché ha la stessa finestra fatta così. Qui addirittura fuori c'è anche tipo un semi balconcino. Ami, ma ti puoi vedere fuori, mamma? Mi sono scordata che c'è questo interruttore, perché così quando uscite potete spegnere tutto o accendere tutte le luci. Quindi va acceso questo e eccole qua. Questo qua è il bagno, è super super bellino. Ha la doccetta insomma classica coreana. Guardate, c'è tutto qua nuovo, gli asciugani puliti, tutto pulito, bellissimo. Il water, c'è anche il coso, vedete lì il liquidino per pulire incorporato. E questa qui è una di quelle tavolette che hanno tutte le varie funzioni che io non capirò mai, forse sperimenterò, chi lo sa. Il classico armadietto. E poi questa casa ha addirittura due stanze, non una. Quindi la prima è questa, che penso verrà fatta tipo cabina armadio per posare le valigie, perché poi qui dentro ad esempio c'è tutta la sezione pulizia, carta igienica e la lavatrice. E qui invece c'è l'altra stanza, sempre con un letto così,
che è un po' più grande di un singolo normale. Eccoci qua, c'è anche un mega specchio. Guardate che luce c'è, la luce. Il problema è che i letti qua sono molto alti. Cioè, Amarok questo ad esempio non riesce a saltarlo. Però qui c'è una toiletta molto carina del make-up. E qui c'è un piccolo tipo armadio. Quindi sì ragazzi, tutto succede per una ragione. Me lo sono meritata, mi sento proprio di essermelo meritata. Chi vuoi? A me vuole salire sul letto. Uno, due, tre, yop. Eccolo qua. Madonna, ma questo cane poi è bravissimo. Cioè lui ha cambiato 3 case, non si è mai lamentato. Ami, dobbiamo farlo solo un'altra volta, ok? Stanotte dormirò finalmente. Vi giuro, ieri notte mi stavo congelando. Ho appena finito di aprire un po' tutte le valigie. Vabbè, questo è il mio pigiama. Ho messo qualche vestito, eccoli qua, di quelli che potrebbero servirmi. Qua anche ho messo un po' le cose dei trucchi, il mio proiettore sempre. Ragazzi, io comunque ho trovato questa cosa. Ho trovato questa cosa letteralmente lì sotto in quello scaffale. E ora vi faccio vedere che cos'è, vi metterete a ridere. Cioè, sapete quando dite proprio il destino, il destino? Cosa poteva essere? Io pensavo una piastra, che ne so. È un microfono. Sono in casa Sumida. Letteralmente per fare boh, karaoke in casa. Ora sta venendo Jenna comunque, quindi l'accoglierò così, penso. Con il microfono. Sì, è quello che voglio fare. Ho tolto le valigie, ho messo la traversina per Ami perché non si sa mai. Lui crede, di dover uscire, ma in realtà non ha capito che oggi mi dispiace. Ma i programmi sono altri per te. Qui dentro ho messo un po' di scarpe. Queste e anche queste, tra cui 2 aperte perché raga, sta cominciando a far caldo caldo qua. Allora, siamo passati al convenience store, abbiamo preso un po' di snack. Queste sono le mie patatine preferite, il mio tè preferito. Cristina, cosa hai preso? Ma queste le pedrate lì? Sì. Giorno sto facendo tutto un mix. Bartender. Vino bollicino. Vino bollicino. Made in Italy, eh. Italy and France. Comunque guardate che bello. Qui ci sono i tavolini e anche le altalenine. Guardate che bello. Ora vediamo quando il sole si abbassa, ma c'è tutta l'isolotta qua. Don't share this location with people. Ho capito. Ma tanto no. Prima o poi la scopriranno. Ah, ma che ci hanno girato qua come che drama? Startup, eccolo qual era. Però c'è un po' di venticello effettivamente qua, quindi non ha senso fare questa cosa. Yeah, one of buy one like this. That. Yeah, yeah, exactly. That's my favorite one. Guardate quanto bella. Wow. Guardate che bella questa ripresa con questi colori luminosi. E la natura. Dopo tenteremo di fare il ramen con la macchinetta. No, no, io prendo il chicken fritto. Chicken fried chicken. Yeah. I can have both, yeah, of course. Comunque anche i piccioni sono belli in Corea. Cioè non vorrei dirvi, ma gli standard sono alti anche per i piccioni in Corea. Guardate come se ne va fiero. Tic 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 tic. Ora, aspettiamo giustamente che il sole si abbassi. A parte che Jenna stavamo discutendo su quale fosse lo spot migliore. Entrambe ci piace più Yoido. Yeah, this one is pretty, but Yoido is better. Però io e Jenna stiamo andando a cercare del cibo. Food time. Food time ramen. Allora, primo posto, pollo. Questo pozzotto. Yeah. Ok, the powder. Ah, this one. The flakes? Yes, both. Oh, both. Yeah, yeah. Oh, everything, everything together. Okay. Lui li cuocerà per noi apparentemente perché non lo fa tutti, ok. Ok. Vedi di fuori la valigia. Ma vado, sto iniziando a bollire. Che ridere. Ora li voglio girare con la bacchettina. This experience. Cheers. Cheers. Tornata a casa, mi devo assolutamente lavare i capelli adesso. Ho già messo la lavatrice, adesso vi faccio vedere. Ma sono andata al convenience store più che altro per prendere tipo il latte per domani mattina, anche perché poi devo andare a fare brunch. Quindi sì, non è che mi serviva questa grande cosa da mangiare. Guardate cosa ho trovato al convenience store, vi prego. Letteralmente queste che stavo usando i ragazzi in una live. Doccia fatta, capelli lavati, skincare anche. Mi sono dovuta mettere un patch perché mi è uscito un altro brufolino, comunque non se ne esce più, se ne va uno e ne esce un altro, ok? Sono le 2:04 come potete vedere, quindi detto ciò, ci sentiamo direttamente domani. Buongiorno,
stamattina devo assolutamente sistemare i capelli. Che tra l'altro mi ero detta, ok, mi metto la sveglia presto, almeno ho tempo di fare cose con calma, mi trucco, bla bla bla. Non posso truccarmi, non posso truccarmi perché io direttamente dopo non credo che tornerò a casa, perché alle 5 devo stare nel posto dove lavora Gio, che è il fidanzato di Marco, perché dobbiamo fare insieme un video in cui mi deve truccare. Mi sembra un po' impossibile come cosa. Ce ne faremo una ragione. Il patch che ho messo ieri sera, ho usato questi qua, sono in assoluto i miei preferiti. Vedete come fanno? Sembra tipo che assorbano la parte del brufolino bianca. Scusate se vi fa schifo la visione, ma vedete? Eccolo qua il caffè Dottori Garden. Sta alla fermata Ongok, mi pare si chiami. Ora entriamo. Allora, questi sono tutti dolcetti. Vi ricordate che l'ho fatto vedere anche l'altra volta? Ma questo è burro. This is a supply of butter. Ah, tu prendi questo qua del brunch. Sì, qua abbiamo preso le nostre cosine. Questo è del brunch. No, stanno avanti tantissimo. If you like it, make some faces. No, you too, don't know. No, no, no. Tell to the follower if the food is good. The food is okay. It's okay. Sono arrivata qua da Gio. Guardate quanti makeup! Siamo pronti a iniziare. C'è anche lì e vi saluta. È la più prima volta del mio video. Tanto la vedrete spesso, figuratevi. Quindi adesso iniziamo. Guardate, Gio mi faceva, sembrano tutti uguali. Poi effettivamente, vabbè, ma questi sono i toni che usano qua. Gio mi ha detto che non ho tante ciglia. Gio, say hi. You too. Ciao. Repeat what you say about my lashes. I don't have so many lashes. But... you are so. Ok, quindi può, ha detto può usare con le ciglia finte. Wow. Guardate che bello. Non penso che mi vedrete mai più con questi codini perché... carina, però ci ho messo 6 anni per farli. I love it! Thank you! I love it! Ora poi mi dovrò smontare tutta questa acconciatura, però il make-up... Wow! Ora tutta make-upata e preparata, andremo a cena! Andiamo a mangiare thailandese alla fine? Lo sapete la prima volta che mi ha fatto mangiare thailandese al ristorante? 1, 2, 3, sempre lui! Thailandese, cioè, mamma vuoi mangiare altro con me? Io mi sono anche rotto, sinceramente. Siamo ancora sempre in thailandese, vuoi mangiare? Basta. Però ci sia il pollo anche questa volta. Il pollo? Con l'agrodolce, ti ricordi l'altra volta? Era buonissimo. Però sto mandando in un altro. L'altro te l'avevo consigliato io. Questo te lo sta consigliando qualcun altro. Sai, quando te lo consiglio io sono buoni, ma... Vedremo, lo diremo alla fine, dopo aver mangiato. Sono finalmente tornata a casa, dovevo togliermi queste lentine perché è tutto il giorno che ce l'ho su. Poi devo assolutamente portare Ami fuori adesso perché oggi è stato bravissimo. Troppo da solo, amore. Ora gli farò fare un bel giro, è vero? Un bel giro di, non dico tanto, ma una mezz'oretta probabilmente. Poi devo tornare a casa, devo lavorare al video della casa. Quindi volevo registrare appunto le clip parlate e poi almeno non sprechiamo neanche questo make-up. Tra l'altro allora oggi Will mi ha aiutato a finire di saldare tutto il deposito della casa più pagare il primo mese. Ah, tra l'altro mi sono scordata di avere il piercing dentro. Ok, mi sentivo un po' vuota. Poi ovviamente gli dovrò ridare i soldi perché poteva farlo solo, insomma, lui. Perché altrimenti c'è un certo tot che si può trasferire e lui poteva trasferire, insomma, le somme più alte. Mi sento in colpa perché io, ripeto, odio chiedere le cose, ma in questa situazione non posso fare altrimenti. Almeno finché non ho il mio ID e non ho appunto poi la carta della banca coreana. Però piano piano ce la stiamo facendo. Sto vedendo la piccola lucetta in fondo al tunnel, quindi sono felice. Domani poi riniziamo un altro video, un altro vlog, quindi poi nel prossimo vedrete tutto e posso iniziarvi a far vedere casa e possiamo iniziarla ad arredare, perché poi appunto Will mi ha passato il deposito, tutti i soldi della casa, mentre Marco invece, stasera che eravamo insieme, mi ha aiutato per quanto riguarda prendere almeno il letto. Ross va a Busan, io
non posso andare appunto perché devo fare le cose per la casa, quindi avremo il nostro coinquilino Gucci e se il letto non arriva starò un attimo, mi poggerò a casa sua, insomma. Sì, ecco, non ci si annoia, di certo non ci si annoia, non mi annoio io, non vi annoiate voi, però mi sembra sempre di correre da una parte all'altra. A casa veramente sto poco e niente, però sono molto felice. Cioè, sapete quando fate cose, siete stanchi, stanchissimi, ma quasi non vi pesa perché state facendo quello che sapete che è giusto, quindi sono molto contenta. Quindi appunto Marco mi ha preso la struttura del letto, materasso, cuscini, lenzuola, cioè proprio tipo le cose basi, e poi dovevamo raggiungere un certo tot per la spedizione veloce, quindi abbiamo aggiunto il mocio, cioè io ho detto senti metti sto mocio e via. Quindi questo per questo video, spero vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto come sempre, poi fatemi sapere, leggerò tutti i vostri commenti, ci vediamo al prossimo avventure, tantissime cose, aspettatevi veramente tutto, so che siete molto curiosi per la casa, nulla, quindi ci sentiamo, vi mando un bacio grosso, ciao!